Quando non abituata a parlare da un microfono. Allora, il mondo che volevo parlare comprende lavoratori e lavoratrici, dipendenti di imprese di pulizie, in appalto presso terzi, sia di natura pubblica che privata, e il settore delle pulizie e molti servizi di ristorazione. Lavoratrici e lavoratori spesso considerati invisibili, come ha detto anche Susanna Camusso, che difficilmente vedono riconosciuto il loro apporto lavorativo diretto alla buona gestione. Sottolineo poi che siamo la maggior parte donne impegnate nel lavoro e anche nella cura dei familiari. Si scaricano sulla pubblica amministrazione, quindi su di noi cittadini, ma producono riflessi immediati sugli appalti, sia con tagli ai contratti già in essere, sia sulle nuove gare di appalto che vengono giudicate sempre al massimo ribasso. Tenete presente che anche 2 anni fa, dopo i primi tagli alla spesa e successivamente, abbiamo perso 22 colleghe che si sono più o meno volontariamente licenziate. Ora dal 1° aprile l'appalto è stato rinnovato ed è stato sempre assegnato ancora, nel nostro caso, alla Coop Service. Coop Service che ha vinto con un nuovo abbattimento di costi di un altro 13%, quindi ci ha chiesto ancora di stringere i denti, di lavorare più in fretta, di riorganizzare i lavori, non sostituire il personale per le ferie, non sostituire il personale che potrà andare in pensione, ridurre ore di supplementari, così non ci taglierà ancora ore. Ovvio che vengono rivisti gli interventi quotidiani e parliamo di pulizie che vanno dai servizi igienici alle stanze, agli spazi comuni e dove ci vuole poco ad immaginare cosa sia, significa sul piano della salubrità degli ambienti che per chi ci lavora o per chi ci deve sostare. Vi chiedo allora per questo 1° maggio di collaborare con noi, non criticando il nostro lavoro quando entrate in ospedale, ma di segnare alla USL situazioni di poca pulizia. Con la Filcans, con la CGL, potremo così continuare a chiedere ore di lavoro in più. Altro dato importante poi che vi voglio comunicare è dovuto dal fatto che molti di noi lavorano da molti anni, quindi ci sono anche problemi di salute. Ma non possiamo andare in pensione perché il nostro è un lavoro di part-time e non abbiamo i contributi pieni, così con questi tagli ci penalizzano ulteriormente. Vi voglio poi parlare e ricordare dell'appalto della ristorazione della AS13, dove oltre ai tagli abbiamo anche i servizi in subappalto, altra distorsione prevista dalla legge che occorrerebbe eliminare, e dove il taglio delle ore è stato del 30%. Quindi alcuni signori hanno visto ridursi l'orario e ora per avere uno stipendio dignitoso sono costrette a fare doppi turni per sostituire ferie e malattie. Allora, per concludere questa festa del 1° maggio, vi voglio dire che la CGL ha fatto bene a raccogliere le firme per una proposta di legge, iniziativa popolare. La proposta di legge, sapete, si articola in 3 punti. Garantire i trattamenti dei lavoratori impiegati negli appalti privati e pubblici, contrastare le pratiche di concorrenza sleale tra le imprese e tutelare l'occupazione dei campi di appalto. Ma vi chiedo di lottare soprattutto perché si fermino in Italia gli appalti della pubblica amministrazione, perché prima o poi tutti purtroppo entriamo o in ospedale, in comune, in mensa, in tribunale e a scuola. Grazie e di nuovo buon pomeriggio.